amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani. E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani. Siate voi dunque perfetti come perfetto è il Padre vostro. Il cristiano nella società non deve essere uno qualunque, non deve essere come gli altri, seppur accanto agli altri. Non è solo uno che va a messa, partecipa alle processioni e fa spesso la comunione. Il cristiano è colui che dalla messa, dalle processioni e dalla comunione al corpo di Cristo trae la forza per cambiare la propria vita e fare il bene. Diciamo insieme: Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è l'odio, che io porti l'unione. Non vi spaventate per paura di chi vi perseguita. Né vi turbate, ma adorate il Signore, Cristo nei vostri cuori. Pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi rimangano svergognati quelli che malignano la vostra buona condotta in Cristo. È meglio infatti, se vuoi così Dio, soffrire operando il bene piuttosto che facendo il male. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Al cristiano non basta fare il bene, non basta trovare la strada del bene. Per questo prendiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per le vittime della guerra, della violenza e del turismo dei giovani, noi ti preghiamo. Per le vittime dell'aborto, dell'indifferenza verso la dignità della vita e della cultura del piacere, noi ti preghiamo. Per le vittime degli stupri, della prostituzione, dello sfruttamento sessuale, noi ti preghiamo. Per le vittime della corruzione, del lavoro nero, delle condizioni di lavoro insufficienti, noi ti preghiamo. Signore. Per le vittime della calunnia, del pregiudizio, del razzismo, noi ti preghiamo. Ascolta di noi, Signore. Per le vittime dei nostri pensieri, delle nostre parole, delle nostre azioni, della nostra scarsa volontà di fare il bene, preghiamo. Nel combattimento contro il male di oggi non siamo soli. Cristo è risorto con noi, per questo non possiamo disperare.
5, lo 6.
quale suoni tu sia. Sì, beh, non si vede lo schermo perché manca la lucina qua dello schermo, dell'LCD, sì, però sì. Si riesce a fare comunque. Io avevo messo le mani in quarto la sorella, la togli tu. No, già l'ho fatto. Perché c'ho lo stesso computer anch'io, al mio paese, a Nedello. Ma tu sei quello che è venuto a vedere le campane. Esatto, sono io. C'è la passione. Sì, io da anni ormai. Bene. A dopo. Ma fa forza di averlo tanto? Prima abbastanza, adesso no.